In questo video, la casa giapponese rientrerà in Formula 1 come costruttore di Power Unit nel 2026. Just Capito lascerà la Williams per andare a comporre il team per l'Audi in Sauber e la Haas è la prima squadra ad avere l'omologazione del telaio della vettura 2023. Salve a tutti e benvenuti su F1 e dintorni. La Honda ha avuto alcuni ripensamenti sull'abbandono della Formula 1, quando nel 2020 ha deciso di distogliere il budget destinato alla Formula 1 alla sostenibilità ecologica e sta muovendo i suoi passi verso un rientro nel circus come costruttore, essendosi iscritta alla FIA con l'interesse sui motori 2026. Anche se in realtà non ha ancora lasciato la categoria, perché continua a fornire le unità che sono state omologate ad inizio 2022 e congelate fino alla conclusione del Mondiale 2025 alla Red Bull, permettendo alla squadra di Milton Keynes di conquistare in modo perentorio il titolo mondiale con Max Verstappen. Le vittorie a raffica della RB18 hanno spinto la Honda a riapparire con il logo ufficiale dal GP del Giappone, in luogo di quello HRC che era stato scelto ad inizio stagione per portare avanti una collaborazione che sarà attiva per altri 3 anni, dopodiché dovrebbe essere Red Bull Powertrains a gestire il proprio motore. Honda è riapparsa subito dopo la conclusione dei colloqui con Porsche, che avrebbe dovuto legarsi alla Red Bull con un accordo paritario che non è stato accettato da Milton Keynes, che ha ripreso i contatti con la casa nipponica, che è interessata soprattutto ai carburanti sintetici ad emissioni zero e all'aumento della parte elettrica nelle Power Unit 2026, un concetto portato avanti che fa piacere ai motoristi giapponesi che hanno aderito al regolamento 2026 grazie alla revoca della data di scadenza che era stata fissata per metà novembre. Ma con il diniego della Ferrari a sottoscrivere il regolamento è slittata, lasciando la porta aperta alla Honda e forse anche alla Ford. Come HRC, Honda si è iscritta come costruttore di Power Unit dal 2026. I regolamenti della Formula 1 vanno nella direzione del zero carbone e il fatto che venga promossa la maggiore elettrificazione nei motori fa coincidere i loro obiettivi con quelli della FIA. Ed essendo un marchio con una marcata sportività, hanno deciso di iscriversi come costruttori per riprendere la ricerca attraverso le corse. Sarà interessante capire se l'intenzione Honda è quella di rientrare in Formula 1 da sola o proseguire la cooperazione con la Red Bull. Secondo te come andrà a finire? Scrivilo nei commenti. Il CEO e team principal della Williams, Just Capito, si sta preparando a lasciare il timone della squadra dopo 2 stagioni. Insieme a lui lascerà il posto anche il direttore tecnico François Xavier de Maison alla fine del mese. I due, che hanno avuto ruoli di peso nel team di Groove, potrebbero essere incaricati in altri team importanti grazie alla loro esperienza in Formula 1, soprattutto di Just Capito, che si potrebbe incastrare perfettamente nel ruolo di team principal della Sauber, qualora la squadra svizzera dovesse essere chiamata a sostituire Frédéric Vasseur, ormai dato per certo a Maranello. Capito, prima della sfida Williams, è stato a lungo in Volkswagen, gruppo di cui fa parte l'Audi che prenderà il controllo della squadra svizzera. Il suo percorso in Williams ha contribuito a gettare le basi per riportare in auge una grande squadra e continuerà da lontano a seguire il percorso di crescita del team. La Williams comunicherà il suo nuovo team principal così come il nuovo direttore tecnico nella prossima settimana. E magari salterà fuori il nome di Binotto e una collaborazione con Porsche. La prima squadra ad avere omologato il telaio e il muso della vettura 2023 è stata la Haas, che ha annunciato che la WF23 ha già superato le prove di crash, per cui è in avanzata fase di realizzazione. Anche quest'anno la realizzazione della monoposto è frutto di una collaborazione tutta italiana, visto che il progetto è stato creato da Simone Resta con il supporto dei tecnici che operano a Maranello nella factory allestita l'anno scorso fra la gestione sportiva del Cavallino e la pista di Fiorano, dove ha sede anche il nuovo simulatore del reparto corse che viene utilizzato anche dalla Haas. Proprio come la galleria del vento. Non ci sono stati problemi per l'omologazione della WF23, che ha superato tutte le prove distruttive al CSI di Bollate, il centro prova riconosciuto dalla FIA che opera da oltre 25 anni, ed ha passato anche tutte le prove statiche che si possono effettuare nella sede del costruttore, in questo caso la Dallara di Varane e de Melegari. La Haas, nella prossima stagione, si presenterà in pista con una coppia di piloti d'esperienza, visto che al confermato Kevin Magnussen sarà affiancato l'esperto Nico Hülkenberg, voluto da Gunther Steiner al posto di Mick Schumacher. Il team americano conta sulla capacità di messa a punto del pilota tedesco per fare un salto di qualità. L'obiettivo è trovare uno standard prestazionale in zona punti da mantenere nel corso della stagione senza i clamorosi alti e bassi del 2022.